Pace a tutti, buongiorno, Dio ci Buongiorno. benedica. Siamo qui questa mattina per raccontare una storia. La storia di una ragazza che viene da un passato musulmano, da un paese musulmano e che ha incontrato personalmente il Signore e Gesù. Prima di cominciare, volevo leggere un salmo, qualche versetto di un salmo, il Salmo 86, dal verso 8. Non c'è nessuno pari a te fra gli dèi, o Signore, e non ci sono opere pari alle tue. Tutte le nazioni che hai fatte verranno a prostrarsi davanti a te, Signore, e glorificheranno il tuo nome. Poiché tu sei grande e operi meraviglie, tu solo sei Dio. O Signore, insegnami la tua via, io camminerò nella tua verità. Unisci il mio cuore al timor del tuo nome. Io ti loderò, Signore Dio mio, con tutto il mio cuore e glorificherò il tuo nome in eterno, perché grande è la tua bontà verso di me. Tu hai salvato l'anima mia dal soggiorno dei morti. Amen. Quindi oggi proprio racconteremo quello che il Signore ha fatto nella vita di una ragazza, perché noi crediamo a un Dio vivente, a un Dio che salva, a un Dio che parla, a un Dio al quale è profetizzato tutte le nazioni andranno. Alleluia. E Rajah è la nostra ospite di oggi, è una di queste. Raggià, benvenuta. Pace, Grazie per te, Alessio. Grazie, Pace. benvenuta. Parlaci un Grazie. po' di te, dove sei nata e dove sei cresciuta. Mi chiamo Raja, sono nata a Meknes il 30-11-77. Ho il mio babbo del Marocco, mia mamma algerina, ma loro sono migrati in Italia, in Toscana di preciso, un paesino, Castelfranco di Sotto, provincia di Pisa, da quando io avevo 7-8 anni, quindi da lì io ho vissuto in Italia. Quindi questa, diciamo, la mia presentazione di Raja. Ora presento la vera me stessa. Mi ripresento, sono Raja. Sono nata di nuovo il 7 del 9 2014 a Londra e sono figlia di Cristo. Amen. E Raja, che cosa significa che sei nata di nuovo? Che cosa è successo? È successo anche io lì per lì, non è che l'ho capito subito. Però il Signore ce lo rivela la nuova nascita, quando Nicodemo nella Bibbia ha chiesto a Gesù cosa vuol dire la nuova nascita, e Gesù gli fa: se non nasci di acqua e spirito, e lì io, perché sono nata, ho sentito un cambiamento forte dentro di me, cioè il mio cuore è stato proprio trasformato, cambiato, e lì ho capito la nuova nascita, perché Gesù mi ha cambiata, ha cambiato me, ha cambiato il mio comportamento, mi ha liberata da dipendenze, mi ha guarita, e quindi la nuova nascita è lui. Sai cos'è, fratello? Tanti cercano semplicemente di avere pace, la tranquillità, di non aver più la mattina ti svegli, non sai cosa hai, non sai perché sei triste, non sai come mai non ne hai abbastanza, non sei soddisfatto. Ecco, quella sensazione di stare lì con questa cosa qui viene liberata. Gesù te la toglie. Io sto bene, e questo cambiamento l'ha fatto quando io ho ricevuto il Signore nel mio cuore, e lui ha trasformato il cuore. E lì io, da quel giorno, mi sono ricordata la data di quel giorno lì, e quando ho capito quel tempo, la nuova nascita, io sono rinata quel giorno lì. E sono diventata figlia di Cristo. Ma Raja, spiegaci perché. Comunque tu vieni da un passato, comunque una tradizione che è musulmana, giusto? E comunque i musulmani credono in Gesù. Quindi
Quindi qual è la differenza? Che cosa è cambiato nella tua credenza? Cos'è cambiato? Perché lo sai, quando parliamo, no, con i musulmani, con i nostri amici e gli annunciamo Cristo, loro dicono che credono in Gesù. Quindi qual è la differenza? Penso che, cioè, partiamo dal presupposto che io sono stata, la mia famiglia di quelli musulmani che non erano radicali, erano abbastanza musulmani così leggeri. E quindi ringrazio anche per quello, perché mi hanno sempre dato, lasciato la libertà di anche essere me stessa, perché non ho mai sentito il peso io dell'Islam sulla mia famiglia, dalla mia famiglia su di me. E forse quello, però, che io sappia, per loro è un profeta. No, D'accordo. non è figlio di Dio, ecco, non è Dio reincarnato, non è, per loro è un profeta. E anche penso che dicano, perché ti dico la verità, io non è che ho letto il Corano, questi così qua, non, come ti dicevo, non ero tra. Ero musulmana perché ero nata nella famiglia musulmana, ero musulmana perché ero lì, ecco, ma non perché ero. Sì. Non ho mai. Non ho mai, diciamo, però, come tanti nascono in quella tradizione, in quella Tradizione. religione, sono quelli. Però il mio cuore ha sempre avuto fede nel Padre, nel Dio unico. Quello sì, quello, la mia fede non è mai stata spostata da, e quello lì me l'hanno insegnato i miei genitori, addirittura il mio nonno, che era anche musulmano praticante, io chiedevo al nonno, dicevo, ma nonno, ero piccolina, andavo con lui alla moschea, mi portava il venerdì. Ero piccolina, ma io le tenevo per mano e ho memoria questo ricordo che dicevo, ma nonno, allora io vedevo le donne con il hijab, dico, nonno, prendevo anche io il foulard, me lo mettevo e dico, nonno, devo mettere il foulard, devo pregare. E io mi ricordo, mio nonno mi dava una risposta, mi diceva, guarda figlia mia, qualunque cosa tu fai, non è così importante per Dio, l'importante è il tuo cuore. Tu non permettere mai al male di entrare nel tuo cuore. Proteggi il tuo cuore dal male. E questa è cosa importante davanti a Dio. E allora quando Dio ha il cuore puro, lui guarda la tua faccia. Se tu hai il cuore malvagio, poi metti hijab, preghi 5-6 volte e tutte queste cose qua. Dio non ti guarda in faccia e lui non mi ha mai spronata a fare pratiche religiose, mi ha sempre spronata a proteggere il mio cuore dal male. E questo è importante, mi diceva. E poi basta, dopo lui non mi diceva altro, io ero curiosa, chiedevo come tutti i bambini, non mi ha mai obbligato a fare nessuna. E lui mi fa, credi in Dio e ricordati, anche se ti fanno del male, tu falli del bene. Qualunque razza, lui diceva anche. In arabo si dice Yahud, anche ebrei se ti fanno, sai che c'è questo conflitto ancora anche lì, quegli anni lì, ero piccola, mio nonno mi fa, anche se sono loro, ti fanno male, ti fanno bene, anche se sono europei, ti fanno male, ti fai del bene, non devi mai cambiare loro male con il male. Questo vuol dire proteggere il tuo cuore, perché gli ho chiesto come proteggere il mio cuore. E io ho questo ricordo di lui, del mio nonno, che non c'è più, io sono convinta che il Signore, io ho pregato tanto per mio nonno, perché lui per me ha detto cose che io poi l'ho trovato nelle scritture di Gesù. Gesù diceva, fate del bene a chi vi fa del male, che guadagno avete se fate del bene solo perché fate del bene? Quindi questo mi ha collegato, io credo quando uno ha fede nel Dio Padre, è una cosa base, importante per ogni cuore, perché anche Gesù dice sempre, ho trovato un versetto quando così leggendo la parola, Gesù disse: nessuno viene a me se non è stato mandato dal Padre. E quindi avere una fede nel creatore di un Dio unico che non ha religione, perché io ti dico la verità, essendo cresciuta in questo paesino di provincia di Pisa che io adoro perché cresciuta lì, per me la mia casa, anche lì, avendo cresciuta in mezzo ai cattolici, sono entrata in chiesa cattolica, non ho mai avuto, diciamo, toccata nel cuore, ma da nessuna religione, ma Dio Padre, io quello sì, ho avuto sempre questa fede forte in Dio Padre. Raggià, hai detto tante cose importantissime, ok? Tante cose molto belle. Innanzitutto, e andiamo passo passo perché
Sono cose centralissime nella fede. Innanzitutto Amen. ringraziamo il Signore e ringrazio Dio, lo glorifico per questo nonno che hai avuto, che sicuramente è stato toccato da Dio nelle parole che ti ha detto, no? Tu hai parlato poi del cuore, sia all'inizio che adesso, perché hai detto che Dio ti ha dato un nuovo cuore. Quindi questo ci conferma, no, quello che ci dice la parola di Dio, e cioè che l'uomo ha un cuore che è naturalmente maligno, che in realtà non può naturalmente, umanamente, essere migliorato, ma abbiamo bisogno di un trapianto di cuore, gloria a Dio. E questo è Amen. quello che ci conferma anche un profeta, e noi vogliamo ricordare ai nostri amici che ci ascoltano, ai nostri amici musulmani, che il Corano afferma che la Torah e l'Ingil sono discesi dal cielo e che sono la parola di Dio. E da un'altra parte, nella Surat Yunus è scritto che nessuno può cambiare la parola di Dio, perché questo è il suo immenso trionfo. Quindi crediamo in questo profeta Geremia e tutti i nostri amici musulmani anche dovrebbero. E il profeta Geremia ci ha profetizzato che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno, e poi il profeta Ezechiele ci dirà che Dio toglierà il cuore di pietra e metterà dentro coloro che credono in lui un cuore di carne e uno spirito nuovo, lo Spirito Santo, Ruach al-Qudus, nel cuore dei credenti. E questa si ricollega, no, a quello che hai detto tu, perché tu hai parlato di un cuore. Quindi, Raja, si è salvati secondo te, o si è graditi a Dio, o si può essere riconciliati con Dio attraverso i nostri sforzi, o c'è qualcos'altro? Attraverso i nostri sforzi per cambiare il nostro cuore è impossibile. È impossibile, ma solo Dio lo può fare, perché anche in Salmo 51, versetto 10, 11, che proprio avevo qua, l'ho proprio letto ieri, Davide, si sa, ha fatto un po', ha peccato, non era perfetto come tutti noi col cuore vecchio, nessuno ci impegniamo, ma non riusciamo. Ma lui è andato davanti a Dio col cuore rotto, spezzato, perché aveva il peccato, l'aveva distrutto. Allora lui è andato davanti a Dio nel versetto 10 dice: "Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo." Quindi è solo Dio, Padre. Quando ti vai a lui, dopo arriverò anche a dire la mia, come io ho conosciuto Gesù. In quel momento in cui io ho gridato a Dio Padre, dando proprio me stessa totalmente, basta, io ho detto se devo andare qua, io accetto, accetto ora. E in quel momento io ho sentito la nuova nascita, ho sentito il cambiamento, ho sentito come una qualcosa uscire da qui, come senti, come una sensazione di freschezza che ti toglie. Io anche poi li trovo nei versetti così, che solo Dio Padre cambia veramente il cuore quando noi però andiamo e gridiamo a Lui. Lui non ci prende, ce lo toglie così perché noi diciamo così su due piedi. Noi bisogna andare a Lui e gridare a Lui col cuore rotto, con tutta l'anima, con tutto il cuore, desiderarlo proprio profondamente. Ma se desideriamo ancora i nostri peccati, amiamo ancora i nostri peccati e andiamo a lui tanto per lamentarsi, è una nostra scelta. Non Quindi, ce lo cambia. Raja, in pratica bisogna innanzitutto credere nel Padre, e questo è importante, perché noi diciamo oggi da cristiani, e anche gli ebrei chiamano Dio Padre, e Gesù ha insegnato a pregare il Padre. Quindi innanzitutto credere che Dio è Padre, perché? Perché se Dio è Padre, allora Dio è amore. Perché nessuno ama
come ama un padre. Quindi non possiamo andare a Dio con il dubbio che Dio non ci voglia bene, che Dio non ci ami, perché se Lui è colui che ci ha creato, non è semplicemente, non esiste un creatore, anche colui che fa un'opera d'arte, non la crea e poi la butta nel cestino o è indifferente a quello che ha creato. Quindi, se noi che siamo imperfetti, se noi che siamo deboli, sappiamo sa trattare bene le cose che facciamo e amiamo i nostri figli quanto il nostro padre non è in grado di amarci e di prendersi cura di noi. Per questo oggi noi chiamiamo Dio Padre, perché sappiamo che abbiamo un Dio di amore e un Dio che perdona i peccati, e questo si ricollega a qualcosa mo molto importante che hai detto tu prima, perché tu hai detto: no, c'è una differenza tra il Gesù al quale credo oggi e il Gesù che la tradizione Che la islamica mi religione. aveva insegnato, perché prima tu credevi che Gesù era soltanto un profeta, ma poco fa hai detto che tu credi che Gesù è il figlio di Dio. Perché è importante questo, Raggià? Quindi credere nel padre e credere nel figlio, perché? Perché il Messia o Allah. Ok, quindi Gesù lo traduco, ok? Gesù è Dio, perché noi sappiamo, ci è stato rivelato e Gesù stesso ha detto che lui e il Padre sono uno, cioè che in Gesù ha abitato pienamente Dio, ok? E poi perché? Cosa ha fatto per noi Gesù? Perché per noi Gesù non è soltanto un profeta, ha fatto qualcosa di più per noi e io voglio che tu ci parli come tu hai capito, come ti è stato rivelato, che Gesù è più di un profeta. Mi è stato rivelato perché ho sentito la sua presenza. Se vuoi, io inizio a raccontarti come io. Sì, certo. Quando ero Raja del mondo, ovviamente come tutti, senza Cristo, noi siamo così. Sono sposata, ho due figli. Ho avuto un periodo della mia vita, come penso tante donne, che erano in crisi matrimoniale, non riuscivo a star bene, non mangiavo più, ero arrivata a pesare poco, al punto che sono stata ricoverata in ospedale. 10 giorni col flebo, mi hanno messo al reparto di persone che muoiono, anziani che morivano, mentre la notte sentivo proprio nonnini che chiamano la mamma, l'infermiera mi ha detto quando stanno per morire fanno così. Io dentro di me sentivo che stavo con un piede di là e un piede di qua, nel senso sentivo qualcosa che mi vuole portare via da questo mondo. Nel vedere le persone accanto a me così in fin di vita, ho visto un prete che era lì che pregava per una signora. Mi sono alzata, sono andata accanto a lui e gli ho detto: posso pregare con voi? Lui mi ha detto subito: che religione sei? Io ho detto: no, non ho nessuna religione, io credo in Dio e posso pregare. Non so, sentivo questa cosa qui perché, sai, quando stiamo così male ci aggrappiamo, cerchiamo, si vede il mio istinto, voleva cercare. E io pregavo Dio, Padre, poi ho visto il prete, ingenuamente sono andata lì. E vabbè, sono tornata nel mio letto perché dormivo di fronte a questa signora anziana e nella notte io ho gridato a Dio, ho detto: Padre, se è arrivato il mio momento di andarmene, io accetto, ma ti chiedo una cosa sola, ho i bambini piccoli perché ho mia figlia che andava all'asilo, il mio bambino era più piccolo ancora. E io ho detto: non voglio andarmene per stare con loro, se no io voglio, cioè non ho problemi, io accetto anche questo. E mi sono addormentata e nel dormire io ho visto una luce forte, e quella luce dentro di me è come se mi ha parlato, mi ha assicurato, mi ha guarita, perché io il giorno dopo mi sono alzata.
cominciato a mangiare. Il dottore non si spiegava perché ero stavo bene. E io gli ho detto: io sto bene, vuole andare a casa. I piccoli, cioè mia figlia, gli ha avuto la febbre, poverina, perché 10 giorni che non vedeva la mamma e stava. Allora io ho detto: io voglio andare a casa. Mi fa: vabbè, puoi fermare, ma io vedo che stai bene. Abbiamo fatto gli analisi, aspetta, facciamo i controlli. Ti do la cura, la puoi finire a casa. E ho detto: no, io voglio andare a casa. E quando sono andata a casa, io stavo nel letto, ovviamente, poi mi muovevo, però ero ancora debole. Mi alzavo, mangiavo tranquillamente. E mentre la notte mi alzavo così per andare, scusa la parola, in bagno, mentre camminavo, mi sentivo avvolta come dentro una nuvola. Mi sentivo leggera, io camminavo, mi sentivo a volta, mi sentivo una pace, un amore, un calore nel mio cuore, un amore così unico e perfetto. Io ho provato l'amore di marito, l'amore di figli, l'amore da figlia verso il genitore, ma questo era un amore così puro, così dolce, così unico. Che mentre esco dal bagno per andare in camera, c'è un corridoio. Questo corridoio io di notte ho sentito un odore perfetto, un odore come si può quando paradisiaco, qualcosa del genere così. Io poi mi giravo e mi nutrivo di questo odore, non riuscivo più a smettere di cercarlo con le narici perché era una cosa, ma dentro il mio cuore io ho sentito che era Gesù. Nessuno mi ha detto, neanche il prete non mi ha voluto, non aspetta, per dirti, neanche lui non mi ha voluta, quindi nessuno mi ha mai evangelizzata. So che oggi tanti fratelli evangelizzano, vanno in giro. Io non ho mai avuto questa opportunità. Nessun cattolico mi ha parlato di Gesù così, ma il mio cuore sapeva questa verità, ma non l'ho detta a nessuno, però parlavo con mio marito e gli ho detto: guarda che io sto bene, ho sentito questa cosa, mi fa, è importante che sei guarita, stai bene, perché io ho mio marito italiano. Quella settimana lì avevamo un viaggio a Londra per lavoro con i bambini, siamo andati in questo posto qua, io guardando una famiglia di fronte a noi, una signora che aveva un sorriso. Sai quando viene tratta da un sorriso come il sole? Cioè così. E io dico, ma chi è? Poi mio marito, avevamo parlato, mio marito parlava con suo marito, io ho parlato con lei. E questo, sai, mio marito, come tutti gli uomini, ha subito chiesto a suo marito, ma che lavoro fai? E lui gli fa, I have church, io ho una chiesa. E mio marito, ma come una chiesa che questo c'ha la moglie e i figli? E io poi gli ho detto, no, vedrai, dovrebbe essere come quei preti, io così ingenuamente, americani, che io guardavo da bambina, su Italia 1, Seven in Heaven, non so se era un telefilm di un pastore con una moglie e tanti figli, era come un telefilm per i giovani. E sarà così come quelli, perché in America possono sposarsi i preti, sai, così noi ingenuamente che non sappiamo niente. Allora io istintivamente esco con la frase e dicevo a mio marito, digli, digli, posso andare nella loro chiesa? Gli ho detto io. Lui mi fa, ma sei sicura? Sì, diglielo, diglielo, posso andare nella loro chiesa a vedere? Perché eravamo lì ancora un giorno dopo si partiva. E guarda caso, il giorno dopo era domenica mattina. E loro fanno, ah sì, yes, alleluia, sì, volentieri, anzi, vi mandiamo l'autista, dimmi l'albergo, vi mandiamo l'autista, vi viene a prendere e vi porta nella nostra chiesa. Va bene, io mi sono autoinvitata, in poche parole. Quindi aspetta un attimo, Raja, così facciamo un piccolo riassunto. Quindi praticamente c'è stata una preghiera in ospedale, va Mia bene? per Una tua parte. personale preghiera, miracolosamente. Il giorno dopo sei guarita, sei stata Sì, bene, va dopo 10 giorni bene? ancora e non sapevano quando mandarmi perché Esatto, quindi eri in una situazione difficile, tu addirittura hai detto addio, sono pronta ad andarmene, se questa è la tua volontà. anche a Quindi morire, hai fatto una preghiera, sei stata miracolosamente guarita e tu nel tuo cuore hai sentito, hai detto leggerezza, ti sentivi come in una nube avvolta, sentivi che era un Gesù, un amore, amore sì, profondo e hai sentito quello. che era Gesù che ti aveva guarito.
Quindi dopo un po', quindi questo per fare capire il disegno di Dio, no? Verso un Amen. cuore che cerca il Amen. Signore, no? Quindi Sì. poi praticamente stiamo capendo che Dio ti ha messo davanti, Sì. diciamo, delle persone cristiane di una chiesa evangelica. Quindi per chiarire un po' ai nostri amici che ci ascoltano, Sì. noi appunto siamo quelli che in arabo si chiamano Ingilii, no? Quindi siamo evangelici. Quindi, diciamo, cristiani che crediamo soltanto nella Bibbia, ok? Nella L'unica Bibbia. autorità della nostra vita è il Signore Gesù Cristo. E qui Raja sta parlando che ha incontrato un pastore, quello che noi chiamiamo pastore. La famiglia è Esatto, una famiglia che aveva una chiesa e nella chiesa allunga. evangelica, come scritto nella parola di Dio, i pastori si possono sposare, possono avere dei figli, perché non è mai scritto che appunto un servo di Dio, un predicatore, un evangelista, un pastore non possano sposarsi. Quindi lei ha incontrato questo tipo di persone. Questo un po' per chiarire, perché lo Certo. sappiamo, ci sono nostri amici che magari vengono da un background appunto musulmano, cattolico, che non capiscono, ok? Sì, Esatto. sì. Quindi un pastore in arabo si dice al-Qis, esatto. Quindi, bene, quindi tu hai voluto andare in questa chiesa, hai voluto andare in questa chiesa, giusto? E cosa è successo? Quindi la mattina dopo che ci hanno mandato l'autista, era lì nella hall un signore, ci ha preso, ci ha portato, con i bambini siamo andati. Quando metto giù piedi dall'auto dell'autista e mi avvio per entrare, perché era una zona, diciamo, non era la tipica chiesa, comunque zone come una hall in un hotel, qualcosa così, in una stanza. E noi eravamo già, diciamo, ci aspettavamo la chiesa come quella cattolica, perché eravamo un po' ignoranti nel campo. E poi siamo entrati nel camminare per entrare dentro questa stanza. Io sentivo la musica della lode e qualcosa qua dentro di me vibrava nel mio cuore. Sentivo come bussare, palpettare. E io non riuscivo a smettere di piangere. Non riuscivo, era un fiume che mi usciva, avevo tutti i fazzoletti e non riuscivo a smettere, solo a sentire la lode e l'adorazione. Io non capivo questa cosa qui. Io ho chiesto alla pastora: ma cos'è? Lei mi fa: è Dio che fa ogni cosa. Loro sono meravigliose, perché ogni cosa che gli chiedo: cosa mi sta succedendo? E loro mi dicono: è Dio che fa ogni cosa. Non ti sanno dare risposte, è Dio che fa qualcosa nel tuo cuore. E fiume, così entriamo. Più mi avvicinavo, più questa cosa qui mi pulsava, ma in un modo dolce, positivo, con un amore. E mi sentivo di nuovo quella sensazione che ho avuto quella notte a casa mia, la risentivo, mi sentivo piena di amore, avvolta in un calore d'amore, di una pioggia di amore, che io la definisco la presenza di Dio, la presenza del Cristo. Io non posso. No, era così una cosa, lì ho capito anche che Cristo vive, Dio vive, Dio Amen. esiste, abbiamo un Dio vivente, non è morto. Amen. Che No, bello, che no, no, Dio bello, è che vivente. bello. Quando io ho sentito questo grande amore così, e piangevo, mio marito mi fa: ma che hai? Dico: non lo so, è quello, non lo so, ma io sto bene, gli dico, sto benissimo. E parlavano, siamo partiti dopo con la preghiera, col pastore che predicava in inglese. Io poi non sentivo più niente, perché tra l'inglese, che era per me un po' non è così perfetto, non capisco il tutto, e tra questa sensazione mi ero proprio, ero in un altro pianeta. Poi il pastore si mette lì passando a pregare, e io mi sono alzata a farmi pregare quassù. Allora, ha messo la sua mano così e pregava per me. In quel momento che lui pregava per me, in automatico ti viene da chiuderti gli occhi. In quel momento che io ho chiuso gli occhi così, di nuovo vedo questo puntino di luce, ma era come un buco di un ago dentro una carta nera, un buco di un ago, che da quel puntino usciva una piccola luce, e questa luce si allargava sempre di più. Più io stavo con gli occhi chiusi, più si allargava, e questa luce forte
non dannose. È una luce che io venivo attratta e poi quando diventavo sempre più grande di nuovo mi siedo e io ho detto a mio marito Claudio, io ho visto una luce, lui non era lì e basta. Io dopo ho chiesto alla pastora, io ho detto guarda che quando tuo marito mi ha pregato qua, io chiedendogli che ho visto una luce forte e lei mi fa, è Dio che fa ogni cosa, gloria a Dio perché lei... sono fantastici perché loro non si permettano, dicano Dio opera in ogni persona in diversi modi, quindi con te sta facendo questo, è lo Spirito Santo che sta riempendo te, il tuo cuore. E lì allora ho cominciato a cercare, a leggere e da lì io ho capito che era Gesù al 100% perché in quel momento che io avevo avuto questa esperienza da sola, avevo una parola dentro di me, avevo Gesù dentro di me, ma nessuno, non sapevo. Io sapevo però che era Dio, perché ho pregato Dio Padre, però Dio Padre mi ha guidata nella sua volontà a trovare il figlio, farlo venire da me. E questa è la via, la verità e la vita. Questo è il percorso, questa è la strada che ti porta a me e mi ha portato a Gesù, al figlio. E gloria a Dio, io Amen. entrato nella mia vita ero al divorzio con mio marito, eravamo al divorzio. Ha salvato il mio matrimonio, mi ha guarita la salute, ha rinnovato i miei pensieri, ha rinnovato il mio cuore. Non ho più, fumavo, a volte fumavo anche le canne. Bevevo perché il mondo ti dà dipendenza perché tu, purtroppo la società, io non me ne vergogno a dirlo perché conosco tante persone che lo fanno, quindi non c'è vergogna, c'è libertà e verità. Io quel giorno lì che sono tornata dall'ospedale non ho più toccato né alcol né sigarette né niente, non sentivo più il Ok, era già. bisogno, proprio rifiuto. Gloria a Dio. Faccio un piccolo Scusa, riassunto. Alleluia. magari, Lo bravo, faccio stai sempre bene. perché magari c'è Sì. chi si connette un po' dopo e non c'è problema. Allora, Raja, qua stiamo parlando non di una religione. No. Raja sta parlando di qualcosa che l'ha cambiata fisicamente, praticamente da dentro a fuori. Mamma, sì, Quindi amen. Raggià non sta dicendo io ho fatto delle cose, io ho fatto un pellegrinaggio, io ho fatto un No. tipo di preghiera, una certa quantità di preghiere, ho No. mangiato un certo cibo, o mi sono vestita in un determinato modo e quindi io sono stata cambiata. No, lei sta dicendo che il vivente, perché lei ha detto una cosa molto Amen. Dio importante, ha vive. detto che Dio è vivente e che Al-Masih, come si dice in Al-Masih, Hayyun, Arabi Yesu el Masih. Hayyun, è vivo, è vivente. E questo lo noi non lo diciamo solo noi, lo dice anche la tradizione islamica, che Gesù è vivo ed è insieme in questo momento al Padre, insieme a Dio. E lei sta parlando di questo Gesù che l'ha cambiata, l'ha trasformata. E questo si collega a una cosa importantissima che abbiamo detto prima, che un profeta non ha mai cambiato il cuore, la vita di qualcuno. Raja ha detto che lei aveva dei vizi, aveva delle dipendenze, aveva una tristezza nel cuore, la sua famiglia, il suo matrimonio era in pericolo, aveva un divorzio imminente. E il Messia ha cambiato tutte queste cose, qualcosa che un uomo normale non può fare. Raja ha detto, e lo voglio sottolineare, che quando hanno pregato per lei, Bism, Yeshua al-Masih, nel nome di Gesù, ha visto una luce, c'è stata una luce dentro di lei. E voglio dire che nel Vangelo di Giovanni, Ingil Yohanna, è scritto che Gesù ha detto: Ana nur al-alem, io sono la luce del mondo, gloria a Testola Dio, del mondo, gloria al Signore. alleluia. E se anche non credi in questa parola, un profeta dell'Antico Testamento ha detto, profetizzando la venuta del Messia, ha detto che lui sarebbe stato
l-sha'abi wan-nuran lil-umami, la luce dei popoli, la luce delle nazioni. E questo è quello di cui sta parlando Raja. Lei è andata a Gesù, lei ha scoperto Dio non perché lei si è prima purificata, perché noi non No, siamo capaci di purificarci. No, no, non possiamo andare a Dio con le nostre forze, con una mai. pulizia nostra, ma Dio ha visto il suo cuore. Un cuore rotto, un cuore che lo cercava, il cuore di una vita bisognosa. Ed è stato il Messia che in realtà l'ha purificata. Gloria a Dio. È importantissimo questo, cari amici, perché questo ci fa capire che non con una religione si arriva a Dio, No, no. non con una ma con una fede nel Messia. Il Messia, Amen. ricordiamolo, è l'unico, l'unico tra gli uomini che ha mai detto Ana at-tariq wal-haq wal-hayah, io sono la via, la verità e la vita. La via, la verità e la Nessun vita. profeta ha detto io sono la via per andare al padre. Ti libera. Amen. Gesù libera. Amen. 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 Il Messia هو الله هو يحرر هو الحياة هو النور. Il Messia Amen. هو النور. Amen. نور العالم. Lui è نور la luce del القلوب. mondo, lui è la vita. Gloria a Dio. Amen. Quindi, Raja, volevo fare questa piccola parentesi. Continua Bravo. pure. Quindi, hai sentito questa liberazione? Quindi, che la tua vita è cominciata a cambiare. Il Signore ti ha liberato anche da delle dipendenze, da dei vizi che tu giustamente dici: io non voglio nascondere, No, perché qui noi non no, presentiamo la nostra io faccia. andavo fuori, fumavo e poi mi lavo le mani perché mi faceva schifo nello stesso tempo. Entravo in casa, non mi facevo mai vedere dei miei figli perché so che è sbagliato, ma nel mio cuore ho sempre voluto liberarmi, ma con le mie capacità umane ci ho provato, poi ricadevo, ma solo con la sua capacità, da quando il Signore è entrato nel mio cuore e ha cambiato, ha fatto così come una... Wow. ha spazzato via ogni male, ogni dolore, ogni tristezza, ogni mancanza. E io credo che Dio ci ha creato con quella piccola mancanza dentro affinché noi la riempiamo con suo figlio Gesù. Perché io oggi mi sento... Io dormo come un bambino, cosa che non facevo mai. Io andavo tardi all'una, di due, a dormire perché non riuscivo a dormire, perché guardi la TV, perché non sai che fare e ti svegli già triste, già angosciosa. E io adesso ho una pace, la sua pace è inspiegabile perché... Quando la Bellissimo. provi, la senti, tu hai una libertà e una pace, un senso di soddisfazione, un senso di amore. L'amore perfetto di Dio è imparagonabile, è Gloria a imparagonabile. Il suo Dio. amore è così immenso e grande che... E niente, fratello, poi ritornando a noi, tornando da Londra, io mi sono... accorta che ho fatto la nuova nascita, mi sono accorta che questa luce di nuovo l'ho vista però lì in una struttura dove credono nel Cristo, che legano la parola, che hanno i versetti, che hanno un stile di vita, diciamo come dice le scritture. E io poi ho cominciato a leggere la Bibbia, ascoltare canzoni di loro. Non guardavo più, io non guardo più la TV dal 2014. Adesso guardo intanto il telegiornale per capire che sta succedendo, ma se no non ho desiderio, ho rifiuto proprio interiore, non riesco, non riesco più perché il Signore ci vuole sempre migliorare, fare crescere nello spirito e tante cose ci libera da queste cose affinché noi cresciamo. Nell'uomo interiore, che è lo spirito nato di nuovo, e questo per me. E poi il Signore ha benedetto la mia famiglia, ha Alleluia. unito la mia vita matrimoniale, ha sanato il mio corpo, ci ha benedetto anche perché eravamo anche messi a livello, diciamo, proprio con le banche economico a terra. Ma Dio è intervenuto anche quest'area, benedicendoci col lavoro. E nel periodo di Covid che c'era,
non c'era lavoro, c'era casini, ma Dio ha sempre dato la possibilità di lavorare, quindi della sua, io non posso stare zitta e non dare gloria al Signore e non dire la mia verità, la mia esperienza, ciò che Dio ha fatto per me e ha fatto grandi cose, so che li può fare, Lui non vede l'ora per farli a ognuno di noi qua fuori. A ognuno di noi qua fuori, perché il nostro Esatto. Dio non ha razza, non ha religione, non ha colore della pelle, non ha etichetta. Lui ha mandato suo figlio a morire per tutto il mondo. Amen. Qualunque, chiunque vada a lui e lo cerca, ha già la porta aperta, perché il Signore bussa già, è già lì che bussa. Tuk, tuk. Siamo noi che vogliamo aprire il nostro cuore o tenere chiuso, lasciando sempre il Signore là fuori che bussa, perché il Signore dice, ecco, io sono qui che busso, che mi apre, io cenerò con lui. È un invito a stare con lui, è un invito ad andare a lui, è un invito, e andare a lui vuol dire avere libertà, avere pace, gioia, avere il regno di Dio nella tua vita, un pochino, un assaggio del regno di Dio qui su questa terra. E io posso dire che veramente ci sono dei momenti che io sperimento la presenza del regno di Dio, perché Gesù è l'unico che è venuto sulla terra per portare il regno di Dio. È l'unico che i demoni scappavano da lui, è l'unico che conoscevano lui e avevano paura e se ne andavano. È Gli l'unico dicevano, che è tu sei il morto. figlio di Dio, noi sappiamo chi sei, tu sei il santo di Sì. Dio. È l'unico che è morto e risorto. Nessun profeta. Amen. Tutti i profeti sono morti e sono rimasti lì, ma solo Gesù è risorto dai morti. Quindi il Signore è il figlio di Dio, è la presenza di Dio sulla terra, e Dio ha fatto un grande miracolo, un grande sacrificio, e Gesù ha portato l'amore di Dio sulla terra, il Padre, l'amore del Padre, perché un padre che vede suo figlio che sta morendo, però sulla croce, La affinché croce, sì. lui dava la via a noi, la Amen. via per tornare al Padre. Ma aveva su di lui tutti i peccati del mondo, non di uno, non mio e tuo, di tutto il mondo erano su di lui. E Dio Padre non poteva guardare al figlio mentre stava morendo su quella croce, perché il nostro Dio è santo. Amen. Il nostro Padre è una santità che al peccato è come quando da bambini prendi le due calamite, no? Due calamite. E le mette la parte opposta, no? Più le avvicini, no? E tu spingano, non vogliono unirsi, no? Non so se l'hai fatto, fratello, tu da piccolo questo gesto, no? La calamita all'incontrario, e più le avvicini loro si spingano, si rifiutano. Io così vedo il Padre col peccato. Il nostro Padre è santo, è una santità perfetta, pura, non è la santità umana, no? E il peccato non può avvicinarsi, è una cosa che non può esistere. Allora in quel momento Gesù moriva sulla croce, su di noi, su di lui tutti i nostri peccati dell'umanità di ieri, di oggi e persone a venire di tutto il mondo. Ed è quando ha gridato: Padre, perché mi hai Padre, Abbandonato. io da genitore, nel mio piccolo da genitore, che ti giri dall'altra parte e non ce la fai a far niente, perché Dio è santo. Dio e la sua santità col peccato non può avere niente a che fare, è lontana, non può. E questo ha dimostrato a noi il suo amore così grande per noi che siamo peccatori, che amiamo anche i nostri peccati, che ci piace fare questo. Eppure Dio ha visto quella piccola parte dentro di noi che vuole tornare a Lui. E ha dato sacrificio a suo figlio affinché ogni persona creda in lui abbia la vita eterna Amen. e torna al Amen. cuore. Amen. Raja, Sì. gloria a Dio, mi hai fatto pensare a qualcosa molto Come? importante. In arabo si dice Silb vuol dire il centro di qualcosa, il cuore di qualcosa. E io voglio dire, il cuore del Vangelo è la croce.
Si dice Silv Salib. l'Ingil Salib. Gloria a Yes. Dio. Amen. Quindi è il perdono di Dio. Quindi noi crediamo, gloria a Dio, che siamo salvati per mezzo di un sacrificio. Sacrificio Zabiha. Cioè noi crediamo che Gesù sulla croce è morto al posto nostro, è stato punito al posto nostro. Per questo Gesù è la via per arrivare in cielo. Con i miei sforzi, con i suoi sforzi era già, non poteva arrivare al Padre, ma per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo, per mezzo del suo sangue, oggi noi siamo lavati e riconciliati con Dio per mezzo della fede, Billy Mann, e non per mezzo delle opere. Quindi una fede vera in Dio ci porta delle buone opere, ma non è il procedimento opposto. Dalle opere si arriva alla salvezza. No, dalla fede si arriva alla salvezza. E una fede autentica porta buoni frutti, porta buone opere, gloria a Dio. E voglio leggere due cose molto importanti, perché Raja più volte lo Spirito Santo le ha messo in cuore questi passi sulla nuova nascita. Dice: io sono nata di nuovo, io sono nata di nuovo, io sono nata di nuovo. Questo significa che noi abbiamo una nascita carnale che è una nascita nel peccato. Come diceva Nabi Daud, come diceva Davide, io sono nato nel peccato, io sono stato concepito da mia mamma nell'iniquità. E Gesù ha detto proprio a Nicodemo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, verso 3, Injil Yohanna, fasl thalatha, ayya thalatha, dice: Alahakka, aqulu lek, إن كان أحد لا يولد من فوقه لا يقدر أن يرى ملكوت الله. Se uno non è nato dall'alto, non può vedere il regno di Dio. E questo è quello di cui ha parlato Raggià. Raggià ha parlato della pace. Io ho la pace dentro. E Gesù viene chiamato nelle profezie Amirus Salemi, Principe della pace. il principe della pace. E questo è un invito a ricercare questo, perché si tratta di una relazione personale. Oggi, se non abbiamo, se non conosciamo personalmente Dio, possiamo andare dove vogliamo, possiamo andare alla Mecca, possiamo andare a Roma, possiamo andare a Medjugorje. No, Se il nostro cuore non cambia da dentro, è se non tutta c'è, è religione, è tutta tutta anche religione. tradizione. Sai, tu nasci in un posto, cresci lì, e le tradizioni di questa società, antichi, tradizioni, tante cose. Sai cosa è? Anche quando tu, da le tradizioni, religioni, tutto quello che è già programmato nella tua vita, perché sei nato in quella zona. Io, diciamo, nel mio piccolo sono uscita dalla mia comfort zone. Non ho voluto più ascoltare, diciamo, tutte le religioni o tutto quello che è già pronto lì. Ho detto: no, se Dio mi ha dato un cervello, io lo devo usare. Io cerco, non ho mai smesso di cercare. Continuo, sto continuando a cercare, perché Dio mi mette nel cuore anche, tipo, che ho trovato. Nel Vangelo di Giovanni, proprio l'ho visto l'altro giorno. Leggilo pure se vuoi, Raja, se vuoi leggere Appena lo qualcosa. trovo, sì, appena lo trovo te lo leggo. Comunque, per dire, uscire dalla comfort zone, perché Dio non ha bisogno che gli altri ci devono guidare. Lui guida anche noi, se noi lo cerchiamo al Padre, se noi cerchiamo con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima. Padre, aiutami tu. Se questa è la verità, mostrati. Se questa è la tua volontà, se quello che dice Raja e il fratello Alessio, dimmelo anche a me se questo è vero. Perché Dio ci ha dato un cervello Esatto, meraviglioso. Sì, esatto. tecnologia c'è, computer c'è, ma chi ha creato la tecnologia e il computer? Non è sempre qua la mente umana
Cioè, allora arriviamo a dire quante parole, ma se noi cerchiamo con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, la verità è già lì. Ba Dio fa Esatto. così, ti prende per mano, come ha fatto con me? Mi ha presa passo per passo, per dire in Italia, ma sono dovuto trovare una chiesa evangelica a Londra, un caso, cioè non è il caso, Non è è il caso, Dio. non esiste. Caso. Dio, come dicevo prima, quando esce la tua comfort zone, no? Io vado, butto la testa e vedo, ragiono, penso, chiedo, mi informo, leggo e continuo anche a trovare le scritture nella parola di Dio che sono sempre meravigliose, perché nel Giovanni 15, 10, Gesù, io ascolto quello che Gesù ha detto, perché Gesù ha detto sì, noi bisogna essere e fare quello che lui faceva. Se osservate i miei comandamenti, dimoratemi il mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Amen. Gesù ci rivela che i comandamenti del Padre, che sono i 10 comandamenti, Gesù li onorava, Gesù li ubbidiva e rispettandoli tu hai l'amore del Padre dentro di te. E se vuoi stare nel Padre, come faceva Gesù, Gesù stava nell'amore del Padre, ubbidendo ai suoi comandamenti. E vado a cercare 10, esito, Esatto. capitolo 20, leggi i Amen. comandamenti. Ma i comandamenti ci sono così, non è così difficile, ma sono così pure tanti di noi li trasgrediscano, ma dico tranquillamente, l'avevo trasgredita anch'io, ma perché il mio cuore non era rotto, non era nuovo, era ancora il cuore di pietra che Gesù è venuto per togliere il cuore di pietra e mettere il Il cuore cuore di carne. di carne, lo spirito nuovo, un cuore nuovo, il vecchio Amen. Adamo, la vecchia Raja nata nel 77, 30 novembre. E via, adesso c'è la nuova Raja che Gesù ha ribattezzato in lui e io vivo in lui e lui è mio padre e quindi figlia di Cristo com'è. E questo è tutto lì perché non si può neanche dire io continuo a crescere, fratello. Questo versetto allora mi fa rispettare altri 10 comandamenti come Dio l'ha messo, perché Gesù lo faceva, se lo faceva Gesù io non lo devo fare, eh no, io lo devo fare, Gesù lo faceva e Gesù ha detto rispettando i comandamenti suoi noi viviamo nel suo amore e questa è una benedizione, nella parola troviamo sempre, è un pozzo che trabocca di Dio, di verità, di santità, perché Gesù ci ha chiamato anche alla santificazione, ma non con le nostre capacità riusciamo a farlo, ma solo con la sua capacità in noi. Riusciamo a lasciare tante cose, riusciamo a non peccare più, riusciamo a non parlare più male agli altri, ma non perché con la nostra capacità carnale non saremo mai capaci, tutti sbagliamo, tutti Sì. pecchiamo, tutti cadiamo. Ma nel momento che tu cambi il cuore in lui, lo Spirito Santo gradualmente ti dà un cambiamento, un rinnovamento della mente, che quello è il campo difficile, ma Dio fa ogni cosa, Dio fa ogni Raja, cosa. io voglio leggere una cosa perché tu hai parlato tu di comandamenti, tu hai detto che adesso sei in grado. Come ogni uomo e donna non sei perfetta, ma la Bibbia dice che il Signore ha scritto oggi la sua legge nei nostri cuori. Il Signore ha scritto oggi questa legge nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. Questo è il grande miracolo che ha fatto il Messia. Ha dato lo Spirito Santo, Ruach Al-Qudus, a chiunque crede nel Padre e nel Figlio. E Gesù ci ha fatto questa promessa che ora noi leggeremo in italiano e io leggerò anche in arabo in Giovanni capitolo 14 perché diciamo, è una parte controversa con i musulmani, ma io proverò a spiegarlo bene con l'aiuto dello Spirito Santo perché su questo si è fatto un po' di speculazione, ma leggendolo come è scritto noi capiremo. Se prendiamo il Vangelo di Giovanni al capitolo 14,
Leggiamo dal 15 al 21. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. E ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi vedrete perché io vivo e voi vivrete. Leggiamo fino a qui. Leggo questo verso con franchezza, lo dico perché noi amiamo i nostri amici musulmani e molti usano questi passi per dire che qui Gesù sta parlando di Maometto, che manderà un consolatore che il mondo, al quale il mondo crederà. Ma qui abbiamo letto bene, ora lo leggiamo anche in arabo, lo leggiamo un attimo in arabo, lo leggo io, dice, In kuntum tahibbunani fahafazu wasayyai, wa ana atlubu min al-ab fa'yutikum mu'azziyan akhara li yamkuthu ma'akum ila al-abadi. Quindi ha detto, un consolatore perché stia con voi per sempre. Quindi già si tratta di un consolatore, ok? Che sta con noi per sempre. Un uomo non può stare con noi per sempre. Tutti i profeti sono morti, solo Gesù è risorto ed è vivente. Quindi già dice, starà con voi per sempre. Li yamkuthu ma'akum ilal abadi. E poi continua. Ruh allak. Quindi è uno spirito, non è un uomo, è lo spirito, lo spirito della verità. Quindi non può essere un profeta che è venuto dopo. Ruh alak, alladhi la yamut. Ruhallah. Ruh alak, naam, ruh alak, ruh alak. Sì, Alladhi sì. la yastati wa la alamu an yaqbalahu. Dice che è uno Amen. spirito che il mondo non può ricevere. Quindi Non può. significa che non è qualcosa che automaticamente riceveranno tutti, perché si deve avere fede. E continua che il mondo, dice che il mondo non lo vede e non lo conosce. Quindi, li'annahu la yarehu wa la ya'rifuhu, che il mondo non lo vede e non lo conosce. Dice Gesù ai suoi discepoli, voi lo conoscete. Quindi già i discepoli lo conoscevano. Allora non può essere un profeta che sarebbe venuto dopo, perché già Dopo i profeti lo conoscevano. Dice, perché sapevano. dimora con voi? Sì. Alleluia! E sarà in voi. Quindi già lo Spirito dimorava con loro, perché Gesù era ripieno dello Spirito. E dice che adesso è con voi qua fisicamente, ma sarà dentro di voi. Quindi in arabo dice, wa amma antum fata'arifunahu li'annahu makithu ma'akum wa yakunu fikum e sarà in voi, alleluia. E infatti Gesù poi conferma, non vi lascerò orfani. Quindi sta parlando di lui stesso. Ma tornerò da voi. In arabo dice, le etrukum yateme, yateme, anni eti ineikum. Gloria a Dio. Quindi ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Quindi lo Spirito Santo, Ruhul Qudus, Ruh al-Qudus, è lo Spirito del Messia. Non è un altro uomo, un altro profeta. Amin. Ba'ada qalil la yarani ala alamu aiden wa amma antum fatarauneni an inni ana hayyun. Veramente io sono vivente. Fa antum satahayyauni e voi vivrete. Quindi lo spirito, il consolatore, alleluia, è lo Spirito Santo. Lo spirito del Messia che viene a dimorare nei credenti, perché è un spirito, nessuno dice lo può vedere ed No, è con voi in questo non lo momento. senti, senti la presenza, senti quando ti Alleluia. consola, ti riempi di gioia, ti riempi di
pace, ti consola, ti guida. Sai quante volte mi ha avvisato di certe cose e poi arrivo e trovo quello che lui mi ha avvisato, ma predetto. Io dico, wow, il Wow, Signore è buono. Scusa fratello, amen. mi collego a quello che tu hai detto. Sì. C'è un versetto dove io, diciamo, ho trovato nella Bibbia. Allora, sappiamo che la scrittura della parola è più antica del Corano, no? Ovvio, no? Certo. Gesù vive 2000 anni fa, ma... E quindi io ho paragonato un po' tante cose per capire ancora di più, ma anche forse lo Spirito Santo mi guidava per essere qua e dire qualcosa a tutto il popolo, a tutte le persone che hanno la fede islamica o per tradizione o per fede o comunque. La tradizione musulmana racconta che intorno al 612, nella notte tra il 26 e il 27 del mese del Ramadan, l'arcangelo appare nel sogno al profeta Maometto per rivelargli le scritture del Corano. No? Se non mi sbaglio, chiedo perdono se non sono, diciamo, precisa. Ma in Galati 1:8, fratello, c'è scritto, ma anche se questo per me è un versetto proprio per i nostri fratelli in divisa, ma io glielo dico perché affinché loro escano anche loro dalla loro comfort zone e usare la materia che Dio gli ha dato, Dio Padre, che ha dato a tutti noi, e il loro cuore se cerca, io so che nel loro cuore e dentro cerca sempre la verità, qualcosa in loro si muove che non è così. Questo versetto, Galati 1:8, qua Paolo mi sembra che parlava, ha Sì, detto, Paolo. anche se noi o un angelo dal cielo vi predica un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Sì. Quindi, da quel... Un Vangelo che arriva dopo di quello di Gesù, anche se lo dice qua, addirittura anche loro, cioè loro si tornano con un altro Vangelo, cioè il profeta Paolo torna e dice, vi ho portato un'altra notizia, non deve... anche un angelo che discende dal cielo. E quindi se nel profeta Maometto diceva che era un angelo che gli ha dato dal cielo, ma viene nel 612, che è dopo Cristo, quindi per me è un Esatto. versetto un po' chiave per capire un po' il perché di questo angelo che è sceso dal cielo e cosa ha detto, andare a paragonare perché le scritture parlano chiaro e dopo il nostro cuore, se veramente cerca Dio la verità, la trovano. Esatto. Amen. Perché? Voglio leggerlo. Sì, dirà già, finisci pure. No, va bene, volevo solo fare questo versetto, Questo è questo versetto. importantissimo, questo è importantissimo. Io ora leggerò questo passo anche in arabo, ok? Perché così i nostri amici capiscono meglio. Ci sono tanti musulmani in Italia, italiani, Qui capisco che l'italiano, lo so. capiscono l'italiano. Come me, quelli cresciuti in Italia, tanti Voglio ci sono. spiegare questo passo perché ricordiamoci, Gesù ha detto sulla croce è compiuto, È tutto è compiuto per compiuto. tutti. Vuol dire che il disegno di Dio per la Sì. salvezza dell'umanità si è chiuso in Gesù Cristo il Messia. Amen. Va bene? Sì. Quindi, se noi crediamo, come è scritto anche nel Corano, che l'Ingil è Kalimatullah, nessuno può cambiare questa parola e questa parola, se siamo fedeli e crediamo veramente, dobbiamo credere a quello che ha detto Gesù. E qui Paolo ce lo riconferma. In arabo dice: Walakin in basharnakum nahnu aw malakun min as-sama'i bighairi ma basharnakum falyakun anathima. La sorella ha detto la parola anatema. Ha detto anche maledetto, quindi anathema è una parola greca che significa malaun in arabo, cioè sia maledetto, Sì, c'è oppure scritto.
Tajdif, cioè è Tajdid. una cosa bruttissima, una cosa molto Sì. brutta. Cambiare il Vangelo anche se un angelo dovesse venire a portarcelo, perché noi sappiamo che ci sono angeli di Dio e angeli che si sono ribellati a Dio, come Shaitan, come Satana, che annunciano falsi Vangeli e annunciano le religioni nel mondo. Quindi il nostro appello è veramente che ognuno di noi, appena sentirà questa parola, si metta in preghiera, perché, come ha detto prima Raja, Dio parla e Dio ci ama e Dio può parlare a te oggi. Raja, vuoi fare un ultimo annuncio, un'ultima esortazione ai nostri cari amici, gloria a Dio, che noi amiamo dell'amore del Signore, e poi io ti chiedo, Raja, l'ultima cosa. Amo tutti, questo Dio li ama tutti, io li amo perché nell'amore di Cristo, perché l'amore di Dio è grande e lo è per tutti, non c'è un amore perfetto all'infuori di quello del Padre. E quindi anche io amo tutti nell'amore di Dio perché Gesù è venuto per portare anche l'amore del Padre a tutti noi e senza l'amore non si va da nessuna parte. E Amen. quindi con questo incoraggiamento di chiedere a Dio, se alla fine io so che tutti i musulmani hanno una fede nel Dio Padre, loro lo chiamano Allah, ma comunque vuol dire Dio Padre, il creatore. Se hanno questa fede, io gli chiedo di rivolgersi direttamente al Padre, lasciando uscire dalle tradizioni, uscire da religione, perché io ti dico la verità, da piccola non sono mai stata coinvolta o attratta così tanto dalla religione, però io ho sempre creduto nel Padre e io so che nel loro cuore di base c'è il Padre. Io do un consiglio, rivolgetevi al Padre Eterno, quello che ha creato ogni cosa, quello che ha creato ogni cosa. Il nostro cervello è perfetto, Dio ce l'ha dato così perfetto da usarlo e quindi andiamo davanti al Padre in ginocchio, chiediamo, Padre, se te quello che io ho sentito è verità, se quello che stanno dicendo questi fratelli e sorelle è verità. Dillo anche a me, guidami, fai in modo affinché io sappia la tua via verità, perché c'è una via sola e quando noi apriamo il nostro cuore a Dio e abbiamo fiducia, Iman, Iman Afillah, La Ruah fede. Isaid alla Harrer al Qalb, liberare il cuore, no? Amen. Così puoi liberare il tuo cuore. E questo consiglio che posso dare, che sia a persone di fede musulmana o cattolica o fede ortodossa o buddista o giudaica, perché anche adesso purtroppo vediamo questa l'ennesima guerra che succede e io mi domando, lo Spirito Santo mi dice, vedi, nessun dei due hanno il mio cuore. Se questa parte e anche l'altra veramente hanno il cuore di Cristo e Cristo ha detto non uccidere, Dio ha detto non L'attacco. uccidere e continuano a uccidere, che sia Amen. da parte, che sia dall'altra, ogni istante Amen. diciamo le loro religioni gli dice di non uccidere, pure se hanno la capacità di uccidere, conferma che il loro cuore non è di Dio, non è del vero Dio. E quindi io prego per entrambi i popoli, che si ravvedano e cercano il vero Dio, il vero amore di Dio, perché qua c'è tanta politica, tanta religiosità, tanta distruzione, intanto muoiono persone civili innocenti. E prego Dio affinché tocca il cuore di ognuno di loro Amen. e dona loro, apre i loro occhi, le loro orecchi, il loro cuore affinché vedano cosa stanno facendo, perché stanno dando morte a morte, morte su morte, e Gesù ha già pagato per noi con la sua morte, con la sua santità. Lui era santo, puro e morto per tutti noi, e questo deve
riflettere tutti noi il perché facciamo ancora questo, il perché l'ennesima guerra, il perché l'ennesimo bambini innocenti, donne innocenti, anziani, uomini, soldati, tutti per un'idea, per un pensiero religioso o politico, però intanto stanno uccidendo, che è il comandamento di qualunque religione di non uccidere, perché se chiede loro tutti e due dicono no, ma la mia religione mi dice di non uccidere. Però lo E il fanno. nostro Signore ci ha anche detto: chi colpirà di spada, perirà di spada, Morirà di spada. morirà di spada. Il Signore ci ha ordinato di pregare e noi, come popolo di Dio, preghiamo per gli Preghiamo. ebrei, preghiamo Preghiamo. per i musulmani, perché il Amen. Signore ci ha ordinato di amare e di pregare per Pregare. tutti. Gloria al nome del Signore. Per tutti. Tutti hanno il diritto di essere salvati. Gesù è morto per tutti. Per tutti. Tutto. Amen, amen. Gloria a Dio. Io spero che ognuno di noi capisca questo, affinché l'amore di Dio entra nel loro cuore e solo l'amore di Dio può fare ogni cosa. L'incapacità Amen. umana, no, l'incapacità umana, no, è qua. Le nostre capacità non. Grazie. Grazie a te. Grazie, Signore, ti benedica tanto, a te e a Grazie. tutta la tua famiglia. Io voglio Amen. ricordare ai nostri amici che ci hanno ascoltato che tramite questa pagina, tramite questo canale, potete contattarci se avete bisogno di parlare, di una preghiera, di conoscere di più e anche per ricevere delle Bibbie. Quindi in italiano, in arabo, in urdu, in farsi, in bengali. E chiedeteci, vi faremo avere una Bibbia con la grazia del Signore, un Vangelo se volete conoscere di più sul Messia. Volevo chiudere leggendo una cosa bellissima che ha detto il nostro Signore, che si trova nel Vangelo di Giovanni al capitolo 11. È morto un uomo che si chiama Lazzaro. Gloria a Dio. E al versetto 20, diciamo 20, 23, Marta dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Amen. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo? Ella gli disse: sì, Signore. Io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Gloria a Dio. Lo leggo in arabo per i nostri amici. Fakalat Marta li Yasua, ya Sayyidu, law kunta hahuna lam yamut akhi, lakinni al-an aidan a'alamu anna kullu ma yatlubu min Allahi yu'tika la iyyahu. Qala laha Yesu sayaqumu akhuki. Qalat lahu Martha ana a'alu annahu sayaqumu fil qiyamati fil yawm al akhiri. Qala laha Yesu ana huwa al qiyamatu wal hayatu. من آمن بي ولا أمات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. Gloria a Dio. أتؤمنين بهذا؟ قالت له: نعم يا سيد، أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله التي Amen. إلى الآلام. آمين.
Amen, amen. Gloria a Grazie ancora Gesù. già per essere Grazie, stata grazie. con noi. Grazie a te. Grazie a te, Alessio. Grazie, fratello, per la tua disponibilità e grazie a tutti. Spero che sia di conforto e di incoraggiamento a ogni persona che ascolta. Amen. Pace a Amen. Nel nome tutti. di Gesù. Dio ci benedica. Pace. Ciao, fratello, grazie. Ciao.